Marina Bay è il circuito delle contraddizioni. Infatti a Singapore abbiamo una tipologia di pista davvero anomala. Certo, è un cittadino con asfalto stradale, lunghi rettilinei, tante curve a 90 gradi, ma di fatto la Ferrari trova su questa pista un circuito amico. Un circuito delle contraddizioni perché è un circuito veramente molto particolare. Abbiamo 20 secondi, quindi un tempo record, spesi nelle frenate ad ogni giro, ma non basta tutto il sistema di rigenerazione dell'energia elettrica per supportare un consumo che è altissimo, uno dei più alti della Formula 1. Al contempo abbiamo l'utilizzo come a Monaco più basso del motore in pieno, soltanto il 50% contro il 75-80% di quasi tutte le altre piste. Un circuito delle contraddizioni, un circuito anomalo che va tutto interpretato non solo dagli ingegneri e dei tecnici che devono trovare i giusti compromessi, ma viene chiesto anche ai piloti di guidare in modo diverso rispetto agli altri Gran Premi, stando sull'acceleratore in modo differente, lavorando sul volante per distribuire la trazione elettrica in combinazione con quella termica in modo molto più favorevole per avere trazione e soprattutto, essendo un circuito record di cambiamento, oltre 3.300, viene richiesto al pilota in alcuni giri per salvare carburante di andare a cambiare in sottocoppia, quindi non si va a cercare la prestazione, ma si va a cercare un utilizzo gentile del motore a favore del consumo di carburante. La Ferrari ritrova, come abbiamo detto, un circuito amico e in parallelo cerchiamo di capire quale sarà il setup della Ferrari, della SF24, su un circuito davvero anomalo, ma che di fatto risponde, come a Monza e Baku, alle caratteristiche vincenti di questa Ferrari che in quest'ultimo mese sta veramente dando il meglio di se stessa nella stagione 2024. McLaren aveva meno carico di noi. In rettilineo erano molto veloci, mentre noi eravamo leggermente più rapidi nelle curve. Per Singapore dobbiamo tenerne conto. Marina Bay è quell'opportunità di riscatto per una Ferrari che ritrova caratteristiche di pista simili a Monza e Baku, a partire dalla tipologia di staccate, potenti e con molto trasferimento di carico, dove la SF24 ha come punto di forza la distribuzione della frenata, che consente ai piloti di non scomporre la monoposto in staccata, scaricando l'intera potenza dei freni senza subire bloccaggi. L'impianto prevede un sistema di raffreddamento che mantiene stabili le temperature, nonostante un coperchio completamente chiuso sia imposto dai regolamenti. I flussi caldi evacuati in basso sono l'unica fonte di estrazione del calore, alzando le temperature operative dei dischi ben oltre i 1100 gradi. A Singapore e a Monza l'impianto di raffreddamento pinze è identico. La portata d'aria può essere parzializzata a seconda delle temperature ambientali. Ne risulta una disposizione dell'impianto molto complessa nelle schermature del calore e nelle canalizzazioni, che rende i volumi d'aria una delle regolazioni più complesse da mettere a punto. Marina Bay è una pista anomala che richiede setup estremi sia per i freni utilizzati per un tempo record di 20 secondi al giro, sia per i consumi, nonostante il motore abbia un utilizzo a pieno regime tra i più bassi, con solo 54% proprio come Monaco. Il supporto dell'ibrido non punta completamente a migliorare la performance, ma va a supporto dei consumi carburante per alleggerire la spinta del V6 termico. Il compressore viene elettrificato dall'MGUH in misura ridotta per non sprecare energia senza sacrificare la sovralimentazione, ma accettando turbo lag e perdendo in guidabilità. L'uso del turbo prende una declinazione operativa finalizzata a ridurre la spesa energetica. L'obiettivo è utilizzare il KERS per la massima rigenerazione, stoccando tutta l'energia in batteria sfruttando tutto il tempo di frenata. L'inverter elabora strategie dedicate che aumentano la spinta del motore termico per ottimizzare i consumi carburante e diventa un elemento chiave per poter affrontare la gara senza incorrere in un eccessivo lift and cost. Con
Colapinto e Biermann sono fortemente rappresentativi dell'ultima generazione di piloti, estremamente efficaci, rapidi da subito, ma soprattutto in gara riescono ad andare a prendere il miglior risultato possibile, addirittura al di sopra delle aspettative. Il servizio di Chiara Zambelli ci vuole raccontare come è stato interpretato un gran premio estremamente tecnico con tante variabili, quindi molto difficile da gestire per piloti al loro esordio, comunque alla loro prima stagione. E quindi un Colapinto che parte ottavo, arriva ottavo dietro il suo compagno di squadra, ma abbiamo poi un record molto particolare fissato, inchiodato da Biermann, che fa la sua seconda gara di Formula 1, decimo in partenza, decimo all'arrivo, e quindi è il pilota che riesce per la prima volta nella storia di 75 anni di Formula 1 a fare punteggio con due gare e due monoposto differenti. Guidare una vettura di Formula 1 non è certo un compito semplice, soprattutto quando accade quasi da un giorno all'altro. Oliver Berman e Franco Colapinto hanno però portato a termine a pieni voti questo difficile compito in Azerbaijan. Entrambi, nonostante alcune difficoltà come il muro preso dal pilota argentino nel corso delle prove libere 1, hanno chiuso la gara nella stessa posizione in cui erano partiti, ottavo Colapinto, decimo Berman. Il giovane argentino, chiamato dalla gara di Monza a sostituire Logan Sargeant in Williams fino a fine 2024, si era già dimostrato capace di adattarsi velocemente alle complicate vetture di Formula 1. In due gare ha, infatti, portato a casa un 12° posto dal 18° di partenza e un'8ª posizione, conquistando quei primi punti che Sargeant in questo 2024 aveva mancato di portare a casa. Non ha deluso le aspettative anche Oliver Berman, pilota della Ferrari Driver Academy, che in Formula 1 aveva già debuttato. In Arabia Saudita, il giovane inglese aveva infatti sostituito Carlos Sainz, operato di appendicite, giungendo 7° al traguardo con la SF24 lasciatagli dallo spagnolo. Primi punti ridati a cui si è aggiunto anche quello ottenuto con il 10° posto sul tracciato cittadino di Baku. Il futuro pilota Haas, annunciato al fianco di Esteban Ocon per il Mondiale 2025 di Formula 1, ha così scritto il suo nome in una delle tante pagine della storia della Formula 1. Berman è infatti diventato il primo pilota a correre in uno stesso mondiale con due macchine diverse in due distinti Gran Premi e ad ottenere con entrambe le scuderie dei punti validi per il campionato mondiale.